Ragazzi, iscrivetevi al canale gratis ed attivate la campanellina. Senza nulla togliere a chi lo fa a pagamento. Io non ce l'ho con chi lo fa a pagamento, ce l'ho con chi lo fa a pagamento e semina odio. Quindi iscrizione gratis al canale e campanellina. Se volete dare una mano a questo canale, lo date in maniera gratis. Io voglio arrivare a 10.000 iscritti, non comprare iscritti per fare qualche don altro e continuare a fare video in 100 visual. Io mi vergognerei, a differenza loro non sono un gobbo, ho una dignità. Tra l'altro, ragazzi, ricordo a tutti i disagiati che insultano dietro ad una tastiera, dietro a una figurina, dietro una telecamera, che la libertà va di pari passo con la loro assunzione di responsabilità. Ormai, visto e lo sapete, io sono uno che si espone molto, sono uno che dice la sua senza problemi. Sono uno che dice cosa piace, cosa non piace, e a sua volta a chi ascolta può piacere o no quello che dico io, quindi rimango molto scomodo. Sono arrivati a dirmi che sanno dove abito, sanno dove lavoro, allora dovrebbero conoscere anche gli altri miei due fratelli a questo punto. Li conoscete i miei fratelli? Conoscete anche i miei fratelli? Comunque, se sapete dove abito e volete venirmi a trovare, venite a trovarmi, perché io vi offro un buon bicchiere di Chianti. Voi a me mi augurate il male, io invece a voi vi auguro tanta felicità. Io a voi vi auguro il bene, non auguro il male a nessuno, perché un conto sono gli sfottò, un conto sono le battute anche un po' penetranti, per l'amor di Dio, e un conto è dire so dove abiti, so che lavoro fai. Allora conosci anche i miei fratelli, spero. Spero tu conosca anche loro. Tra l'altro, qui gente si vanta di conoscere gente, ho parlato con quello, quella ha chiuso quello, tutte puttanate, non è vero nulla, che a differenza loro io li conosco, qualcuno di quelli che dicono di conoscere loro, comunque loro sanno tutto su di me, sanno dove abito. Allora, il problema qual è, ragazzi? Io non sto facendo vittimismo, ma siccome ho una famiglia, ho dei bambini, io su YouTube mi espongo, ma non lo faccio nel lavoro, quindi già non chiedendo i soldi riduco il rischio, perché da me nessuno può pretendere nulla. Io non chiedo abbonamento, non chiedo soldi, quindi per me è un divertimento. Chiedo l'iscrizione, ma è gratis e nemmeno obbligo la gente ad iscriversi, perché questo dovrebbe essere un canale da 50-60 mila iscritti, anche se è nato da un anno. Io non ho mai aperto canali YouTube con truffatori o gente che inculava gli interisti, a differenza di qualche un altro, ma a parte questo, ce ne sono tanti di pazzi in giro, e quindi uno bisogna, capito, prevenire a volte è meglio che curare, siccome ci sono tanti malati di mente in giro, perché quello che il leone della tastiera, secondo te, è normale uno che ti offende dietro una tastiera, o quello che urla dietro una telecamera senza farsi vedere in faccia, secondo te può essere uno normale, uno del genere? Uno che ha qualcosa da dire a me, perché magari non mi piace Zang, si fa vedere in faccia o mi telefona, no? Da che mi minaccia, che mi minaccia senza farsi vedere? Almeno fatti vedere, perché io la faccia ce l'ho sempre messa, ora ci ho messo gli occhiali da sole, ma me li tolgo gli occhiali da sole. Almeno se mi vuoi minacciare, fatti vedere in faccia, almeno, no? Perché se no qui mio figlio ha 4 anni, ha più coraggio di te. Fallo fino in fondo il coraggioso, dai, forza! Su! Una cosa bisogna sottolineare, secondo me, per crescere, per migliorare, bisogna dire le cose che vanno bene. Bisogna dire anche le cose che purtroppo non vanno bene. Stiamo ragionando di calcio, ragazzi. Facciamo conto di essere al bar. Questo canale nasce come un bar virtuale, no? Alla fine, questo è un bar virtuale dove ognuno può dire la sua. In live c'era chi ci diceva: non crediamo al passaggio proprietà, non esistono i sauditi. Per l'amor di Dio, qua parliamo di calcio, parliamo dei sauditi. La nostra idea rimane sempre quella. Parliamo un po' di tutto, ma ci sono tantissime cose che funzionano bene. Per quello io ti dico, è un peccato per mancanza di 4, 5, 6, 7 milioni che ad oggi non ci sono, rovinare un capolavoro, perché quest'anno si sta dipingendo un capolavoro tra l'allenatore che io ho criticato tantissimo, non ho problemi a dirlo, che io ho criticato tantissimo, soprattutto l'anno scorso, te mi dirai. Sono persi 12 partiti, lo hanno criticato tutti, sì, ma io sono stato duro con Inzaghi, lo ammetto. Però riconosco anche la sua crescita, attenzione. Solo uno stupido non può tornare sui suoi passi. Riconosco il fatto che lui abbia solo quello schema in testa, ma lui ha un 3-5-2 a riempimento spazi che pochi allenatori hanno.
Poi dopo questa cosa la spieghiamo meglio, senza fare il professore che non sono e addentrarmi in troppi tecnicismi. Arnautovic, se te guardi giocare Arnautovic, visto che abbiamo due attacchi, io non ce l'ho con Arnautovic, perché mi sta simpatico. Ero anch'io a San Siro 10 anni fa quando faceva la Ola, era un ragazzino. Arnautovic, se te lo guardi giocare, lo vedi che ha problemi negli scatti, ha dei grandi problemi nel primo possesso, dove si vede che è lento, che è impacciato ed è macchinoso anche nel controllo palla. Arnautovic è un giocatore fisicamente non c'è più, giocatore da 20-30 minuti quando sei in vantaggio, per come la vedo io, perché non è mai, ma ascolta, io a Marco gli voglio bene, sa giocare a calcio Arnautovic, per l'amor di Dio, ma ha fatto, durava fatica a fare gol in Cina 3 anni fa, cioè non è che hai preso uno che ha fatto 30 gol l'anno scorso, ha fatto 8-9 gol l'anno scorso a Bologna, quindi non è il bomber che ci serve a noi. Può far respirare qualcuno, ma non lo puoi mettere per sbloccare le partite, a meno che non tu decida di alzare la palla e di sfruttarlo per gli inserimenti dei centrocampisti. Allora quello è un altro discorso. Sanchez da noi si allena, va in nazionale e si fa male. È la stessa storia di quando c'era Antonio Conte. Questi sono giocatori che hanno fatto un gol a testa tra un po' in 6 mesi. Oltre ai vari infortuni che continuano ad avere perché sono usurati a livello fisico. Quindi bisogna prendere delle decisioni, Zhang permettendo, perché fino a quando non esce lui l'Inter è inchiodata a livello economico, perché con la Real Sociedad, oltre a prendersi il primo posto che è fondamentale, potresti prendere anche qualche soldino in più, sperando che questo soldino in più, qualora l'Inter vincesse e arrivasse prima di girone, ti potrebbe far comodo per il mercato di gennaio. Ma siamo sempre lì, Zhang permettendo, perché se il cinese non esce non si fa nulla, si devono inventare sempre qualcosa quelli lì, Marotta, Ausilio, devono fare sempre i giochini delle tre carte. Ma quanto ti può andare bene questo giochino delle tre carte? Un appunto a bastoni che a livello difensivo, te mi dirai, abbiamo giocato contro l'Udinese, ma si vede che è tornato sul pezzo. Se vogliamo spaccare il capello in quattro per quelli più attenti, Bissek un paio di volte era fuori ruolo, preso dalla foga, con Darmian dietro che quelle poche volte l'Udinese veniva giù, lo ha coperto 2 volte a livello difensivo, ha fatto una bella figura, molto bene nell'uscita palla. Bissek può migliorare? Sì. È pronto a livello difensivo per l'Inter? No. Ti dico me la penso io, non ho la verità in tasca. Un'altra cosa da sottolineare è il clima, che non ha detto nessuno, è il clima che c'è quest'anno nello spogliatoio, giocatori dopo le vittorie scherzano, ridano, cioè era tanto non si vedeva un bel clima così, forse perché è stato fatto anche pulito di qualche personaggio che inquinava lo spogliatoio. Ciao Inter.